La nuova canzone dei Duran Duran su RTL 102.5 Anniversary, presentata in anteprima mondiale al Power Hits Estate 2021 di RTL 102.5 all'Arena di Verona. Ritrovate tutta la serata e tutte le esibizioni, inclusa quella dei Duran Duran, su RTL 102.5 Play. Le 8:10, RTL 102.5, proseguono le interviste di Non Stop News. Questa mattina raccontiamo di una patologia che colpisce parecchie persone in Italia, ma di cui forse si conosce ancora troppo poco. Stiamo parlando della fibromialgia. Abbiamo con noi questa mattina Pietrina Ogianu, che ci racconterà di che cosa stiamo parlando. Pietrina, buongiorno, benvenuta. Buongiorno a lei e benvenuti ai radioascoltatori. Eccoci, grazie per essere con noi stamattina. Allora, intanto le chiedo questo: di che cosa stiamo parlando? Che cos'è la fibromialgia? Allora, la fibromialgia, o sindrome da dolore cronico diffuso, è una malattia che colpisce l'apparato muscoloscheletrico. In Italia purtroppo siamo circa 3 milioni di persone che ne soffrono, prevalentemente sono donne. E purtroppo oggi non esiste una cura, e ogni fibromialgico praticamente fa delle cure palliative giusto per lenire, come dire, convivere con il dolore, ma niente più, insomma. Ecco, questo libro, che si intitola Avrei voluto urlare, nasce dalla sua esperienza personale. Come ha trovato la forza per scrivere, per raccontarsi, e cosa racconta? Allora, la forza penso che sia una cosa che poi ti viene automatica nel momento in cui uno si ammala, perché purtroppo la malattia, secondo me, ogni malato decide di affrontarla in maniera positiva. Io ho sentito il bisogno, appunto, essendomi malata 5 anni fa di fibromialgia, essendo entrata appunto in questo tunnel di forte dolore, di comunicare alla società, passatemi il termine, di educare la società a quello che significa convivere comunque con una malattia cronica come appunto la fibromialgia. Per cui, considerato che nasco come scrittrice 7 anni fa e per 7 anni sono dovuta stare ferma perché ne sono malata e stavo sempre male, ho deciso di utilizzare il dolore per aiutare il prossimo attraverso la mia testimonianza. Così ho deciso di scrivere Avrei voluto urlare, appunto, che è un libro dove racconto la fibromialgia in maniera proprio dettagliata e cosa realmente significa convivere con questa malattia, quindi dalle notti insonni ai pianti di nascosto in bagno, perché sono veramente dei dolori devastanti che a volte durano anche più del dovuto, diciamo, nonostante si prendano gli antidolorifici, ecco. Ecco, quello che leggiamo nel suo libro e quello che ci sta raccontando stamattina, ecco, quali sono le difficoltà maggiori di chi vive con fibromialgia? Allora, ce ne sono diverse. Sicuramente la prima è quella di riuscire a trovare dei medici e un medico che riesca, che ci creda e che prenda veramente interesse la nostra patologia, e soprattutto, diciamo, quella che è la storia di ogni fibromialgia. Sentiamo la nostra ospite molto male. Adesso vediamo se il collegamento. Eccolo qui, adesso forse il collegamento ci aiuta. Per chi è affetto da fibromialgia, ecco, può risultare utile, può dare una mano, magari innanzitutto parlare della sua malattia come stiamo facendo oggi, far sì che si conosca, ma poi anche impegnarsi in un certo tipo di attività, di associazioni, fare qualcosa. Assolutamente sì. Allora, intanto è importantissimo iscriversi a un'associazione, perché chi è affetto appunto da fibromialgia non viene lasciato da solo, viene sostenuto, viene compreso e guidato verso quello che è un percorso di educazione al dolore, e sostenuto anche a livello medico, perché ogni associazione ha un suo comitato scientifico, quindi può aiutare il paziente qualora ha bisogno di qualsiasi cosa. Non solo, poi l'associazione ha un ruolo veramente importante nella vita del fibromialgico, perché è quella che poi combatte, tra virgolette, una guerra fredda con il Ministero della Salute affinché questa malattia venga riconosciuta. Si tenga presente che la fibromialgia oggi non è ancora stata inserita nei LEA, quindi non essendo riconosciuta, questo chiaramente comporta tutta una serie di problematiche che grazie all'associazione diciamo riusciamo ad affrontare in qualche modo, un modo un po' più per tutelare i nostri diritti. Esatto, agevole. Avrei voluto urlare, la testimonianza importantissima di Pietrina Ogianu a proposito di fibromialgia. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.